Ok, rieccoci. Allora, stavamo difendendoci un pochino dal caos e in particolare però da questi tre eserciti che ci stanno un po' rompendo le scatole, anche se hanno fatto molto meno di quello che temevo. Potremmo eliminare, cercare di fare qualche cosa, non lo so. Eliminiamo questo esercito qua. Ci vuole niente. Poi torniamo indietro. Beh, non lo so. Sì, no, torniamo indietro perché vorrei. No, in realtà non serve necessariamente tornare indietro. Potrebbe essere una buona idea tenerlo qua, a parte che qui comunque abbiamo l'impero. Ma sì, torniamo indietro perché se questo qua non si muove più, almeno lo elimino e basta. Qui direi che costruiamo quello con la guarnigione. Due cavalcafalche, una grande aquila e due stiperbore, oppure due guardie eterne. Questo qua direi che lo andiamo ad attaccare. Abbiamo 13 più quanto? Sì, ok. Però vabbè, lì non possiamo più farlo. E qui volevo attaccare Malagor. O almeno io mi porto qua. Perché dico che non voglio attaccarlo? Perché se mi attacca lui preferisco. Almeno non devo andargli incontro, no? Oppure se mi attacca nella foresta preferisco perché sono più forti le immunità. Anche se poi da vedere è uno schifo. Quindi abbiamo ancora tre robe. A questo punto non sono tanto invogliato, però potrei andare a costruire qualcos'altro qua in alto. Perché comunque voglio dire, almeno. E sono tutti insediamenti che anche se me li distruggono chi se ne frega. Finché siamo in positivo, no? Però ho un po' più di unità. Un po' più di ambra eventualmente per reclutare qualche unità in questo esercito qua e fare la battaglia finale. Faccio vedere quanto mancano ancora. 4 turni, quindi neanche poi così tanto. I miei alleati non stanno facendo nulla. Cioè, oddio, c'è Artois qua che sta andando in giro, ma. Un altro esercito. Si compaiono dal nulla. Pure lì vicino alla quercia. Ah, forse fanno tipo nella mini campagna che cercano di andare contro la quercia delle ere. Poi ho ridotto anche male però. Lui può arrivare. Non può attaccare la radura del re, può attaccare l'incudine di Vaul. Vale la pena di andare. No. Riusciamo ad eliminare questo qua. Quello che posso fare adesso è andare qua all'incudine di Vaul e proteggerla. Non posso attaccare questo qua, quindi. Ok. Devo attaccare Malagor, però scappa. Per cui probabilmente. Sì, ok, è ridotto male già di suo. Probabilmente l'abbiamo già attaccato. E probabilmente posso andare ad attaccare anche l'altro.
Dovremmo prendere il mantello di Isha adesso, che non è male per carità, però. Anzi, parecchio forte in realtà. Abbiamo il 44% di resistenza ai danni se abbiamo più del 20% di vita. Che si direi che non è affatto male. Però adesso vediamo un attimo. Facciamo così. Perché, insomma, potrebbe non essere la roba. Diamo un turno qui così? Sì. Vediamo questo qua in alto per tenere un occhio. Quello che succede ed eventualmente eliminare anche un po' di gente. Forse non è sul Margos, quindi niente, il test tanto vale probabilmente andare verso Midenheim. Aspettiamo un turno. La guarnigione dove? Parola della spina. Aspetta un bel po'. Adesso almeno vedremo. Perché tecnicamente, cioè, se riusciamo a fare la battaglia della quest, guadagniamo dell'ambra. Quindi potrebbe anche essere una roba utile. Chi se ne frega? Probabilmente mi becco il lavoramento. No. O sulla strada, no. Però l'esercito di Durtu conviene che lo porto qua in alto. Un po' per ricostruire Emgard prima o poi, ma anche per cercare di andare ad eliminare poi questo esercito qua. Proviamo a bloccarlo. Perfetto. Qui. Questo qua è ridotto male. Però non credo di poterlo attaccare, appunto. Però posso tornare sicuramente qua. E sicuramente 7, 4, non riesce a fare a prendersi la quercia delle ere. Anche perché quello che faccio adesso è portarci dentro questo qua. Qui andiamo ad attaccare questo qui. Spero che quello là non aiuti. No. Quello potrebbe essere utile. Più che altro volevo andare ai rami furtivi, ma ci vorrà un bel po'. Probabilmente non ci arriveremo mai in questa campagna. Adesso qui. Siamo nella foresta, per cui tanto vale fare così? Non so. Tu ne mancano ancora due? O tre? Due. Tutti, quasi tutti potenziati a parte questo. No, non potenziamolo, tanto non serve praticamente a nulla. Abbiamo un altro turno? Vediamo se salta fuori qualche altro esercito. Dei uomini bestie, penso di sì. Ok, tra l'altro non so cosa succede se perdi la quercia delle ere. Perché così, a naso direi che succede qualcosa di molto, molto negativo, però non l'ho mai fatto.
Sicuramente l'intelligenza artificiale non perde unità. Perché... mi è capitato di combattere contro gli elfi, di distruggere la Quercia delle Ere e non succedeva niente di grave. Meno, continuavano a combattere, continuavano ad avere il loro esercito, quindi non è che... Perfetto. Vabbè, questi qua sono diversi però, immagino. E comunque continuano ad arrivare per probabilmente prendere la Quercia delle Ere. Secondo me non attaccano nient'altro sulla strada, a parte la Quercia delle Ere. Allora, Freccia di Curnus. Direi che bisogna dargliela, perché è tipo una delle robe più utili che ha. Qui se attacchiamo probabilmente avremo rinforzi dalla Quercia. No, non avremo rinforzi dalla Quercia, ma lo battiamo lo stesso. Non ho voglia di combatterla, quindi l'autorisolvo. Poi tu te ne torni qua. Non puoi andarlo ad attaccare. Non puoi andarlo ad attaccare, quindi... Hai bisogno di tre sorelle della spina, vi hanno detto. Non è il massimo perché... perché le sorelle della spina richiedono ambra, quindi dovrò spendere qualcosa, però poi le elimino subito. E adesso abbiamo altre due, quindi... Bello. Ok, qui potremmo andare a ricostruire Emgard volendo, oppure cercare di andare ad eliminare questo qua, però non mi sembra la cosa più fondamentale, per cui andiamo qui. Siamo in guerra con questi qua? No, però ci andremo presto. Diciamo che Artois... Lioness, facciamo che vai a rompere scatole questi qui. No, forse anche Artois è meglio. Si concentrino su... sul caos, eccetera. L'impero forse mi vuole un po' più bene perché sono in guerra con il caos. Do not greet me as a friend, nor are we foes. Ok. Ilia. Do not greet me as a friend, nor are we foes. Perfetto, quindi potremmo probabilmente... non dico eliminare quell'esercito perché quello magari no, però... Perfetto. Tanto l'impero non ci vuole bene. Allora, no, quello che possiamo fare a questo punto è... teoricamente eliminare questo qua, però praticamente no. Però facciamo un sacco di soldi. Ricordiamoci qualche roba di utile. Perché voglio andare a eliminare quello lì. Facciamo così. Andiamo avanti di 50. 50%. Facciamo così. Poi facciamo. Quella della spina sono tre turni.
Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così possiamo eliminare quello lì, poi probabilmente lo elimineremo. Tu rimani lì. Anzi, vediamo un attimo. Storia della spina dove posso reclutarle. Non qui, credo. Forse qua. Ok. Quindi vabbè, comincia ad andare in quella direzione. Preferirei che Artuan non venisse a casa mia perché altrimenti viene ridotta male. Ok, vediamo cosa succede. Vabbè, sta tornando su, quindi non è un grosso problema. Quello potrebbe già darmi più fastidio. Arco disponibile, difesa della quercia. Ok, questa qua è la battaglia finale. Contro questo qui, ma non sarà solo contro quello lì. Quindi potrei allora prendere questo qua, fare così, colonizzarlo. Facciamo così, poi costruiamo quello che aumenta la rigenerazione. Vediamo tra l'altro se possiamo andare a ricostruire. Sì, quello là possiamo andarlo a ricostruire. Qui facciamo sempre quello con la guarnigione. Abbiamo 9, 9 ambre. Che unità voglio io con questo qua? Sicuramente voglio eliminare questi driadi. Sicuramente voglio eliminare questo. Sicuramente voglio eliminare un drago. Che due non servono. Cominciamo a fare quello. Ora 13 unità. Ok, probabilmente ridurrei anche un po' le stirpe arboree, nel senso che ne farei una sola. Ne eliminerei una. Però facciamo così. 4 stirpe arboree. Diventano di altre due cavallerie. Direi che di prendere queste qua non ne vale la pena. Tra l'altro bisogna sempre ricordarsi che posso usare soltanto 6 unità. Due così. Poi un paio di questi ci fanno comodo. Che non posso farlo perché non ho i fondi a sufficienza. La Madonna. Beh, ora cominciamo a far così. Più due di quelle, più uno di questi e tre range del bosco selvaggio. Potrebbe essere un'idea. Ok, faremo così. Tu cominci ad andare qua. Tu vieni qua anche se in questo turno non potrai fare nulla. O magari tu invece vai su verso qua. Tu vai lì.
Li spero che qualcuno lo vada a far fuori. Li vediamo. Achievement che non so cosa sia. Mi girano le balle per quegli scheletri lì che cominceranno a conquistare territorio e rompermi. E questa qua la possiamo vincere. Direi di sì. Abbiamo il generale, ma abbiamo poca armatura sul generale, sulle sue unità, quindi. Cioè, voglio dire anche il suo generale. Vediamo come va. Tra l'altro, se prendiamo quello lì, mi girano un po' le scatole perché prendiamo due ambre, no? Però una la recuperiamo volendo. Tra l'altro siamo in difesa, anche se non abbiamo unità che realmente possano sfruttare quella cosa, visto che. Cioè, abbiamo. Gli unici tiratori che abbiamo sono volanti. Ok. Qui dobbiamo giocarlo un po' intelligentemente. Perché? Allora, lui ha. Come unità, diciamo. Bello questo. Probabilmente la mod però, che blocca un attimo la telecamera. Allora. Bastioni da guerra del caos. Sono delle buone unità, molto veloci, però servono prevalentemente contro cavallerie leggere o contro unità senza corazza. I nostri diadi non hanno molta corazza, però diciamo che loro sono l'equivalente a un po' di bastioni da guerra del caos, nel senso che. Anzi, sono più forti però. Nel senso che servono appunto per andare ad affrontare unità scorazzate. Come. Sono scorazzati i predoni del caos. Come sono scorazzati i troll del caos, che però dovrebbero comunque perdere contro la stirpe del caos. Esatto. Ne ha due unità. No, una. Il generale dovrebbe anche lui teoricamente fare un po' una brutta fine perché non è molto corazzato. Teoricamente vince contro un drago, però perde contro un uomo albero. E poi lui ha questi predoni a cavallo che teoricamente sono un po' problematici perché hanno giavellotti. Che se sono giavellotti piuttosto scarsi. Hanno portato a quanto? 75, quindi noi possiamo un po' kaitare con i cavalcafalchi. E in teoria però, anche se ci andiamo contro e li carichiamo, dovremmo comunque vincere perché sono abbastanza pessimi in corpo a corpo. Cioè sono abbastanza sicuro che non battano neanche. Come si dice? Dei courier, dei balestrieri nanici praticamente. Poi c'è il carro del caos, che questo qua è un po' un problema. Però se riusciamo a bloccarlo o con la stirpe arborea o con l'uomo albero, dovremmo riuscire a tirarlo giù. Controllo di vedi potrebbe fare un po' di male. Potrebbe essere un'idea combattere qua sopra, anche se non abbiamo tiratori, ma comunque lo obblighiamo a salire in salita. Oppure l'altra opzione è combattere qua in basso nella foresta. Nella foresta abbiamo dei bonus. No. Quindi forse ci conviene andare qua sopra in modo da. Anzi, magari appunto in questa foresta, voglio dire, nasconderci. Qua è il generale, quindi lo teniamo indietro. Davanti ci mettiamo due driadi. Con a lato la stipe degli alberi perché voglio avere un po' di protezione dalle cariche laterali e soprattutto dell'armatura per proteggermi dai suoi tiratori se dovessero arrivare fino lì. Ci rimangono unità volanti, che io direi che le mettiamo tutte insieme e le teniamo qua. Con queste qua cercheremo di andare ad eliminare questi qui. Perché i predoni a cavallo quanto sono veloci? 92. Le mie aquile? 121. Quindi teoricamente riesco a prenderlo, posso prenderlo con le aquile e poi andare dentro qui col drago della foresta se riesco a separare dal gruppo.
Quello che non possono tirare la partica, sembrerebbe. Qui cosa c'è dentro? Carro del caos. Noi riusciamo a separarli e magari portarli qua dentro, che dove si muovono più lentamente. Però non c'è una formazione allargata, no. Hanno visto qualcuno in alto, sì. Se riusciamo. Uno l'abbiamo mandato in fuga oppure è tornato? Forse è tornato. E comunque abbiamo una portata più lunga. Il problema è che non possiamo tirare la partica. Bonus di carica 15. Bonus di carica 18. Però dobbiamo caricarli quelli lì, perché se li evito, se li faccio fuori subito, è meglio. Li abbiamo presi. Ok, tornate qua, puoi anche seguire quello lì, tu rimani qui. No, non è caso che non li segui, che non lo raggiungi quindi. Thank you.
E qui è un po' una battaglia lunga. Ma non possiamo farci molto. Riusciamo a separarli questi qua abbastanza da poterli ci saltare sopra sostanzialmente. Che mi hanno tirato addosso. È il modello Discordia. Non neanche chi ce l'ha, ma probabilmente ce l'ha, è un oggetto del suo generale. Comunque, se noi riusciamo a indebolirglieli così, voglio dire, sempre bene. Che tra l'altro lo stanno anche continuando a correre. Questi qua adesso dovrei riuscire a batterli. Poi quando provano ad arrivare su di là, ecco, l'abbiamo eliminato? Direi di sì. Andiamo a rompere le scatole a i troll. Dove sono i troll? Anzi, andiamo a rompere scatole a questi qua. Semplicemente tirandoci sopra. Perché tanto ormai possiamo farlo. Abbiamo due unità, l'ognuna una sola. Dico, mi sa che te ne tornano qui in alto. Però guardate con calma. Tanto non c'è fretta. Ok, perché le nostre unità purtroppo non hanno scudi, quindi lasciare in giro questi schermatori qui non è il massimo.
Forse è il caso di tirare su. Bello perché l'intelligenza artificiale non ha più pari idea di come gestire la situazione. Ok, voi quindi venite tornati qua. Magari anche con calma. Ma sono comunque molto più veloci di loro. Anche voi venite tornati qua. Possiamo anche fare un lavoro di questo tipo volendo. Per avere una situazione un po' più adatta, un po' fatta per bene, diciamo. Metterli qua, non abbiamo più nessun altro. Le due sono esauste, però le cominciamo a portare qua senza correre. Tu chi sei? Una parte importante del. Vai attaccare questo qua e tu vai attaccare questo qua. Ok. Evitiamo che tornino indietro. Soprattutto questo qua. Comunque abbiamo vinto. Cerchiamo di, allora, inseguirlo con l'aquila, cerchiamo di far fuori. Anzi no. Qui quanto si muove? 35, quindi il drago ce la fa tranquillamente. E tu cerca di far fuori il carro del caos, va? Infatti che anche le driadi dovrebbero essere più veloci di loro. O no? 30, velocità 35, sì. Quindi comincia a inseguire qualcuno. Forse questi qua no, però è anche loro in teoria. No, il nemico è ferito. Perché il problema adesso qual è? Che se loro vanno in qualche altra città dove non ho abbastanza guarnigione, teoricamente potrebbero crearmi dei problemi. Quindi devo assolutamente cercare di far fuori più gente possibile. Soprattutto le unità importanti quali appunto troll, carri del caos e roba del genere. Che sì, speravo che qua, cioè speravo, contavo di finire la serie questa parte qua, però non lo so, la facciamo una parte un po' più lunga oppure vedremo. Perché appunto, una battaglia del genere ci sta facendo perdere, tra virgolette, un sacco di tempo.
Però nota bene. Ok. Ancora vivo, ma non penso che sia in grado di attaccare o conquistare nessun altro territorio, credo. Perché voglio dire, una battaglia ci vogliono sempre 2 secoli. Ah. E noi normalmente proviamo tipo 3 driadi e 2. Dai. 3 driadi e 2 guardiavie. No, esploratori del cuore del bosco, vabbè. Sono poche unità, però. Diciamo che c'è un po' di rischio, eh. No, vabbè, però con le guardie. No, devo riuscire a cavarne. Allora, qui stanno razziando. E qui c'è sto tizio qui. Chi è? Sono di livello parecchio alto, però. Nessuno di famoso, diciamo. E non c'è più. Direi che posso reclutare ancora qualcosa. Vale dire, le ultime unità che mi servivano. Cioè. Non so perché con le lance a SRAE forse, voglio dire, posso permettermi di andare di 4 ranger del bosco selvaggio. Però vorrei anche un altro rociere. Potrei fare 2 ranger del bosco selvaggio più un arciere. C'è 3 ranger del bosco selvaggio più un arciere. Ma sì, dai, tanto. Avremo teoricamente abbastanza anche per prendere la roba per Orion, ma probabilmente non lo faremo. Attacchi sì, adesso. Voglio averla vincere, voglio vincere facile. How can I assist you? Ok. Tu, boh, rimani da queste parti. I cannot. These are dark times. Anything is possible. Il problema è che se attacco questo mi va. Diventa violento anche questo qua, no? Diventa violento, diventa. Sì, quindi forse non è il caso. Tutto vale. Continuare a. Non fare niente in questo caso perché. Ovviamente non posso, perché non ho abbastanza soldi. Quindi forse ecco, non andiamo, non dichiariamo. Beh, proviamo questo. Sì, però voglio fare quella roba lì. Qui intanto manca ancora 2 turni forse alla fine della campagna, direi. Quindi niente, questo qua lo portiamo su. Non facciamo niente, finiamo il turno. Tu cosa sei? Non lo so. Un mago. No, comunque non la finiremo in questa parte, direi, perché. Cioè, probabilmente, ecco, vedremo un attimo com'è la battaglia. Vedremo com'è la battaglia. Cioè, faremo ancora un paio di turni per capirci. Poi finiremo la parte, nella prossima, che sarà l'ultima, faremo la battaglia finale, basta, praticamente. E vedrete, insomma, se vi interessa il.
Allora. Quasi quasi me ne frego. Perché non ho voglia. Tanto non succede niente. Vediamo chi ne è, così possiamo eventualmente bloccare questo qua. Tu magari vieni giù da queste parti. Tu vai lì. Tu vai qui. A te manca ancora un turno. Visto che sarà una battaglia nella foresta. Facciamo così. Aspettiamo. Qua dovrebbe andare contro questo esercito qui, quindi. E se dovesse attaccare un'altra parte, da un'altra parte dovremmo riuscire a difenderci. Abbiamo abbastanza adesso per costruire questo qua, no? Va bene, succede niente. Qui facciamo un bel. Così. Attaccasse questo qua, Carburu. Probabilmente però potremmo anche batterlo. 13 unità. Eh no. 7, 8, 9, 10. Però non penso di riuscirci contro tutti quei minotauri. Tra l'altro comunque nel prossimo turno non riusciremo comunque a potenziare quello là. Quindi finiamo ancora anche questa parte. Esercito 6, non lo so. Sì, è l'altro, va bene. Può servire anche quello. Vediamo cosa succede. Non perdo due insediamenti, anzi tre, siamo tranquilli. È arrivato un altro esercito. Una stellare, buono. Quindi adesso quello che possiamo fare tranquillamente è prendere questo esercito. Digli. Dovremmo essere bilanciato il combattimento. Portiamo fuori. Qua. Un attimo, vediamo se mi manca qualcos'altro. No. C'è Morgur, ovviamente. Che era quello che mi aspettavo. Morgur, Tazrak e Malagor. Del 25. Fortunatamente abbiamo questi robi con le lance Sraie che sono fortissimi contro le unità grandi, soprattutto hanno la difesa esperta praticamente contro le caniche di unità grandi. È fortissimi, non lo so, nel video erano fortissimi. Sì, vabbè, più 23. Ok. Quindi contro tutti questi Minotauri, eccetera, dovrebbero farci comodo. Questo qua non sarà molto forte. Questo qua non sarà molto forte. Questo sarà un po' un problema. Ma appunto dovremmo avere abbastanza roba per buttarlo giù. Anche questo qua è forte con un torneo grandi. Ok. Direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!